alla tua domanda, dopo l'intervento di Andrea Gheffi non ho più tanto da aggiungere. Volevo fare una premessa su una sorta di attitudine, perché mi stavo facendo durante la mattina la domanda: qual è la domanda? Mi chiedevo qual è la domanda che ci stiamo ponendo. Allora la butto lì per me, anche pensando a quello che poi vi vado a raccontare. La domanda ha a che fare con, prima di tutto, come riuscire a redistribuire il valore all'interno della cooperazione sociale, cioè capire come si può redistribuirci il valore all'interno di quello che sono le nostre vite dal punto di vista produttivo e anche dal punto di vista riproduttivo, e allo stesso tempo cercando di trovare un modo per rispondere a questa sfida, come farlo rimanendo appunto o diventando felici, perché spesso anche all'interno di movimento, ma come anche nel mondo dell'impresa o di qualsiasi ambito a cui pensiamo, anche nel momento in cui cerchiamo di dare una risposta, certe volte riproduciamo stress, alienazione, non riconoscimento reciproco, sfilacciamento del tessuto relazionale, eccetera eccetera. Quindi come si fa a provare a dare una risposta e non fermarsi dopo due giorni perché comunque siamo insoddisfatti? Allora, così la pongo come metodo di avanzamento nel discorso, ma probabilmente non l'unico. Io direi, prima di tutto, essere felici e riuscire a darci una forma organizzativa o diventare macchina, come dicevi tu, ha a che fare probabilmente almeno con due questioni, che forse sono quella del potere e quella del desiderio. Il potere nel senso di potenza, anche come abbiamo detto tante volte, e quindi anche con come prendere le decisioni, come partecipare, come poter fare le cose mettendoci del nostro o essere dentro questo concatenamento. Dico desiderio dall'altra parte perché, praticando quello che poi vi andrò a spiegare anche a livello sperimentale, una cosa di cui ci siamo accorti è che non dobbiamo dare troppo per scontato i bisogni, nel senso che spesso è meglio parlare di emersione di desiderio che dare per scontato che semplicemente c'è da risolvere alcuni bisogni dati, perché in un processo poi relazionale si scopre che ti sei inventato un meccanismo per risolvere delle cose che sembravano quelle da risolvere, e in realtà scopri che quello non è quello che le persone vogliono. In questo, molto banalmente, penso al precariato piuttosto che alla stabilità economica, a come si spende il tempo, eccetera eccetera, perché nel momento in cui magari vedi quello che le persone hanno voglia di fare o veramente sono disponibili a concatenare la relazione, certe volte sono cose inaspettate. Per esempio, nel caso di Macao abbiamo visto che essere dentro in un processo per poter organizzare una festa certe volte è più soggettivante che garantire una retribuzione a livello salariale. Lo dici in teoria, non lo so se è vero o non è vero, però nella pratica ci sono dei concatenamenti che
fanno emergere un tipo di desiderio che a volte è maggiore di altri che pensiamo essere così fondamentali. Questo per dire che l'esercizio di diventare macchina, a mio parere, ha a che fare anche con questo allenamento di parole nuove o immaginari nuovi, alleanze nuove, che certe volte sono un territorio sconosciuto e che sono forse il campo in cui andare a capire a che cosa diamo valore, no? E che cos'è il valore che ci scambiamo anche poi quando pensiamo di a una moneta, per esempio, o a un circuito di ridistribuzione di risorse, eccetera, eccetera. Allora, volevo dire questa cosa che però, appunto, prima Andrea Gelfi ha detto molto bene, ma era parmi, mi ha tolto praticamente mezzo intervento, nel senso che secondo me una cosa che anche rispetto al rapporto con le nuove tecnologie, perché quando ci siamo messi a pensare a questa moneta del comune, per esempio, abbiamo lavorato molto con le nuove tecnologie e con degli schemi che si basano su tecnologie digitali, eccetera, eccetera. La prima cosa che abbiamo detto quando abbiamo fatto anche il convegno di dopo che abbiamo fatto il convegno della moneta del comune è non creiamo un'opposizione fra umano e denaro, per esempio. Non pensiamo che il ritorno all'umano sia il rifiuto del lato economico o della moneta, così come non pensiamo che la relazione umana non abbia niente a che fare con uno schema organizzativo e quindi inevitabilmente una macchina. Questa non opposizione fra, per esempio, macchina, corpo, denaro è un principio molto importante che appunto ci fa un po' evitare di rimanere all'interno di opposizioni che poi creano un circolo virtuoso vizioso da cui non se ne esce più. E su questo, per esempio, è un motore logico che è anche molto trasversale. Appunto, pensavo anch'io al lavoro della Haraway, ma anche, per esempio, se leggete, per esempio, anche un posizionamento forte che ha fatto la Braidotti nei confronti, per esempio, anche di critica alla Butler su il rapporto fra natura e cultura, no? Cioè, quindi, non pensare che ci sia un lato, diciamo, umano su cui bisogna innestare la macchina, o non pensare che ci sia una divisione fra significante e significato, eccetera, eccetera. Ma pensare che siamo in un unico concatenamento, no? Dove la forma delle nostre relazioni è un campo da stressare, che ha a che fare anche con elementi macchinici, anche tecnologici, e che questa cosa, no, è un territorio di avanzamento unico. Allora, per questo motivo, secondo me, è molto importante entrare un po' di più nella definizione di queste architetture possibili, no? Entrare anche un po' di più nello specifico. Parliamo di basic income, parliamo di circuiti monetari, parliamo di qualsiasi architettura che ci possiamo immaginare, ma è misurandoci anche con la dinamica, con il campo, con il bios che si crea all'interno di queste architetture, che noi possiamo cominciare a capire anche che cosa siamo lì dentro, che cosa stiamo diventando lì dentro, no? Allora, secondo me, se non si entra un po' di più, si rischia di rimanere sempre fuori questo tipo di concatenamento che si crea.
E, vabbè, questo un po' per dire che appunto secondo me è bene anche, io non sono tanto confortevole con questi termini appunto che si fanno di più alla resistenza a qualcosa d'altro o al pericolo di sussunzione da qualcosa d'altro, ma cercare di capire appunto, come diceva prima anche Cacciari, come diverse modalità, no? di relazione con il campo relazionale multiverso in cui stiamo dentro possono creare dei concatenamenti, degli assemblaggi, delle architetture differenti in cui dobbiamo capire se stiamo riconoscendoci, se stiamo diventando più felici, se stiamo diventando più autonomi oppure no. Per fare questo io vi voglio parlare di tre architetture di cui abbiamo fatto parte e stiamo cercando di sviluppare. Uno è questo avanzamento che dopo la moneta del comune abbiamo fatto nel cercare di creare uno schema basato su un circuito economico alternativo che serviva anche a definire il campo relazionale di gestione di questa organizzazione che si chiama Macao. Per fare questo abbiamo creato una moneta che si chiama Common Coin, che sostanzialmente abbiamo discusso a livello assembleare. Quindi abbiamo creato, per rimanere nel lessico di prima, una macchina discussa collettivamente e che avrebbe inciso su il campo relazionale. Se lo vedete anche all'interno un po' del dominio tecnocratico in cui siamo immersi, una cosa che abbiamo discusso anche la settimana scorsa a ESC a Roma in questo convegno che si chiamava Interregno, era ogni macchina porta un portato ideologico, ha inscritto un modo in cui poi le persone la utilizzano e come la vita delle persone cambia perché sono immersi in quel tipo di dispositivo tecnologico. Questo lo pensiamo per Facebook, per la burocrazia, per qualsiasi cosa. Nel DNA dell'apparato tecnologico ci sono parecchi elementi che condizionano poi il modo in cui noi siamo la loro protesi, no? Allora riuscire collettivamente a determinare dal basso una macchina è anche un gesto di dialogo, no? E di continuo feedback con il campo relazionale, sociale e produttivo che quella macchina che ti sei dato o che stai utilizzando poi determina in tutte le sue conseguenze. Allora, Common Coin funziona che sostanzialmente noi abbiamo deciso che tutto il lavoro fatto all'interno di questa organizzazione viene pagato con una moneta alternativa. Cioè quindi all'interno di questa organizzazione chi lavorerà stasera, questa serata, stessi io che sono seduto a questo tavolo, così come molte funzioni continue che mantengono l'organizzazione viva, sia immateriali che materiali, cioè dalla gestione dei social network alle pulizie, vengono pagate con una moneta alternativa e le persone accettano di lavorare con questa moneta alternativa. Cosa ci faccio con questa moneta alternativa una volta che io la guadagno? Sostanzialmente abbiamo deciso, sempre assemblearmente, che sostanzialmente riesco a impiegare altre persone per i progetti che io voglio sviluppare e quindi mi dà la forza per poter coinvolgere altre persone
che sono basate qua dentro nell'organizzazione e di cui io ho bisogno per completare i miei progetti, e dall'altra parte mi dà accesso a la governance dello spazio, perché in base a quanto io guadagno di Common Coin, alleandomi con altri, oltre che produrre le mie cose, ho anche la possibilità di usare lo spazio, per esempio questo weekend o il prossimo weekend, eccetera eccetera. Quindi in questo modo si dinamizza il fatto che più uno lavora all'interno dell'organizzazione, più usa il dispositivo dell'organizzazione. Se uno non è attivo dentro e non coopera con gli altri, può usare sempre di meno i mezzi di produzione di cui l'organizzazione dispone. A fianco di questo meccanismo e di questa dinamica abbiamo inventato un altro corridoio parallelo, che invece è in euro, dove sostanzialmente, seguitemi se ce la fate e avete ancora dei neuroni, siccome l'organizzazione ha degli introiti in euro, attraverso le donazioni, attraverso la partecipazione allo spazio, attraverso tutte le attività che fornisce, eccetera, eccetera, noi creiamo un fondo in euro che è il 20% di tutto l'income dell'organizzazione, e distribuiamo un reddito di base a tutti quelli che sono attivi sul circuito della moneta complementare di Common Coin. Quindi sostanzialmente, oltre a tutto quello che dicevo prima, se uno durante un mese è attivo nel circuito Common Coin, accede a un reddito di base che procura l'organizzazione, creando un fondo in euro per i partecipanti. Il fondo in euro lo possiamo creare, badate bene, anche perché non paghiamo il lavoro, perché tutto il lavoro viene pagato in Common Coin. Quindi è come se noi tirassimo via valore da quello che di solito si usa per pagare il lavoro salariato, lo accantoniamo e lo distribuiamo come reddito incondizionato, come basic income. Questa cosa ha generato parecchia discussione, nel senso che, detta parole così, c'è stata un'assemblea politica che ha detto: bene, facciamo l'esempio, forse il primo in Italia, ce ne sono in giro per il mondo, di una comunità che decide di distribuirsi basic income, perché noi siamo contro il lavoro salariato e vogliamo testare cosa vuol dire essere produttivi e cooperanti in una situazione in cui si è basata sul rifiuto del lavoro, così come l'abbiamo sempre descritto. Poi si comincia e la macchina che abbiamo inventato diventa operativa e le relazioni si scombinano, perché io mi ricordo le prime assemblee dove in 10 che prima stavano zitti cominciano a dire: ma tu chi sei? Non ti ho mai visto, perché stai prendendo il basic income come me? Che cosa hai fatto in questo mese? Eccetera eccetera. Oppure cominciano a dire: il mio lavoro è diverso da quello che fai tu, perché io pulisco i cessi e tu invece stai sulla... Quindi si sono cominciate a mettere in discussione nella pratica tutti dei temi che in teoria sappiamo benissimo: divisione del lavoro, basic income verso salario, eccetera eccetera, che in teoria erano tutti contenti, ma nella pratica in realtà dal punto di vista appunto dell'emersione dei desideri o della costruzione di immaginario e dei processi di soggettivazione è tutt'altra storia, diciamo, no?
Cosa interessante che ci siamo permessi di fare è anche che in base a questo feedback, in base a questa discussione, abbiamo anche cambiato l'architettura della macchina, come in un processo continuo, no? Come in una gamificazione in qualche modo del rapporto sociale, dove se c'è consenso per andare a modificare il modo in cui la macchina sta impattando nelle nostre relazioni, l'andiamo a riprogrammare. Allora, non so se è una risposta alla domanda di Giorgio iniziale, ma questo per me è in qualche modo un esempio pratico di capire come non solo un individuo, ma anche un corpo sociale può relazionarsi al diventare macchina. Ok? E non è privo di conflitto. Il conflitto si accende immediatamente e devo dire anche la governance se ne arricchisce, perché da assemblee politiche dove si discuteva se fare la manifestazione o no, o in che rapporti stare, dove c'eravamo in tre, con questo meccanismo praticamente di botta abbiamo avuto assemblee immediatamente di 50-60 persone, tutto quello che più o meno era il corpo dell'organizzazione. Altra cosa su cui volevo, quindi questa consideriamola come un'architettura, no? Un altro tipo di esperienza in cui siamo stati partecipi negli ultimi anni è questo network che si chiama FairCop, che ha una moneta che si chiama FairCoin e che sta lavorando da parecchi anni, a partire dalla Catalogna, ma poi lavorando sul territorio europeo e sul territorio globale, perché sta cercando di svilupparsi anche in Sud America e in Stati Uniti, dove sostanzialmente una criptomoneta è stata particolarmente concepita per essere una moneta di produzione per un mercato di solidarietà, per un movimento solidale. Anche lì c'è stato un lavoro sulla macchina, che fa parte anche della discussione che abbiamo avuto per concepire questo concetto di moneta del comune, che era il confronto con il disegno della più famosa delle criptomonete, che è Bitcoin. Bitcoin, abbiamo detto da tanto tempo, senza entrare in tecnicismi, che è stata la prima moneta che ha rivoluzionato, diciamo, lo spazio economico globale, per il fatto di sganciarsi sostanzialmente dall'emissione delle banche centrali e allo stesso tempo funzionare a livello globale su un'infrastruttura decentralizzata, anonima, e dove tutti gli utenti e tutte le macchine disperse sul globo andavano a cooperare per poterla gestire e per poterla emettere. Grande rivoluzione. C'è stata una discussione sul disegno, sulla macchina Bitcoin, e quello che abbiamo pensato, anche condividendolo per esempio con il circuito di FairCop, è che volevamo una criptomoneta che non fosse particolarmente speculabile dai mercati finanziari, cioè che quindi non funzionasse principalmente come moneta di investimento per avere una grande performance di guadagno da parte dei mercati finanziari, e che quindi sostanzialmente, come attualmente succede, si è creato una
un ramo di mercato finanziario che è il mercato delle criptomonete, dove ce ne sono tantissime simili Bitcoin, dove il mercato investe e ha grandi performance, ma tanto quanto uno può investire in un asset nel mercato finanziario, avere delle azioni, eccetera, eccetera. Allora, noi volevamo che un network globale basato su una criptomoneta non fosse attaccabile in quel modo. Allora, Faircoin hanno lavorato sul disegno della criptomoneta di modo che il cambio non è fluttuabile, quindi è fisso, e nel momento in cui il cambio varia è deciso non dai mercati ma dall'assemblea di tutti i nodi del network di cooperazione solidale. Quindi sostanzialmente è la governance di tutti i nodi del circuito di Faircoop che decide il valore del cambio della moneta. In questo modo, se l'assemblea decide di dare più valore alla moneta nei mercati, è perché lui acquista di valore. E c'è anche un meccanismo in cui il circuito di Faircoop cerca di non lasciare andare la moneta fuori dal suo circuito più di una percentuale irrisoria, di modo che chi sta possedendo la moneta è il circuito di questi nodi, che sono anche nodi di produzione, che sono anche nodi di alleanza politica, eccetera, eccetera. Con questo progetto noi abbiamo partecipato a due ulteriori progetti. Uno è questo, che si chiama Freedom Coop, che è sostanzialmente l'idea di avere una cooperativa per freelancer a livello internazionale, dove tutti possono usare un'unica partita IVA per incassare i loro compensi, e che sostanzialmente la cooperativa dà i diritti di cittadinanza anche a chi non può avere partita IVA, ok? Quindi si assume sostanzialmente la possibilità di essere un soggetto giuridico filtro anche per chi non può, ai margini della legalità, dal punto di vista della cittadinanza o in quanto migrante, eccetera, eccetera, non può essere produttore all'interno del circuito tradizionale. L'ultimo progetto che stiamo sviluppando è invece questa idea di fare una banca. Abbiamo chiamato questa banca Bank of the Common, e sostanzialmente sarebbe una banca che ha come infrastruttura una cooperativa, dove sostanzialmente tutti i membri diventano i possessori di conto correnti bancari, e attraverso una tecnologia che ha partnership di diverso tipo, come ChipChap che parlavamo con prima pranzo, Faircoin, di cui i fondatori sono anche Dine, che è emerso come gruppo nella discussione di oggi, e Macao, che sostanzialmente vuole essere la prima banca in cui, se diventi membro, diventando membro di questa cooperativa, hai la possibilità di gestire sia il circuito bancario tradizionale con l'IBAN, SEPA, eccetera, eccetera, sia poter gestire wallet, cioè portafogli, in monete alternative che noi stiamo riconoscendo, e quindi Faircoin, eccetera, eccetera. Un tentativo che potrebbe essere anche un prossimo step sarebbe, per esempio, di pensare queste monete locali, come è Common Coin qua a Macao,
piuttosto che se esce una moneta municipale a Barcellona o a Napoli o qualsiasi cosa, che delle cosiddette social local currency, che però si riconoscono in un circuito integrato e di alleanza nel tessuto sociale, che possono essere anche loro riconosciute con una sorta di intesa, no? Per poter a qualsiasi utente, da una parte continuare a usare il circuito bancario tradizionale perché in gran parte non se ne può uscire o non siamo del tutto indipendenti e autonomi, però dall'altra, a proposito del controdispositivo tattico dove la sussunzione è il contrario, dall'altra poter continuare invece a veicolare valore all'interno invece di questa alleanza e arcipelago, no? Di circuiti invece monetari complementari, autonomi, e che in qualche modo portano avanti anche un discorso sociopolitico o di riconoscimento relazionale, eccetera eccetera. Anche Bank of the Common si basa su una cooperativa e quindi su una governance che in questo momento è online, dove ogni mese si ridiscute la policy della banca, e in questo momento è basata in Spagna per opportunità nel momento di lancio, ma l'intenzione sarebbe di questi mesi, stiamo scrivendo lo statuto, di in realtà basarla in Italia, creando una cooperativa finanziaria in Italia e creare un'alleanza per poter accedere al circuito bancario tradizionale, perché questa banca non ha le licenze bancarie, quindi bisogna trovare una banca che faccia da ponte, e in questo caso ne abbiamo parlato con Banca Etica in Italia, potrebbe essere la destinazione finale dell'assetto, diciamo, societario, avere una cooperativa finanziaria basata in Italia, un ponte bancario con Banca Etica, e provare a cominciare attraverso questa banca a creare la possibilità della circuitazione monetaria in euro tradizionale come la conosciamo e siamo abituati nelle nostre home banking, eccetera eccetera, e dall'altra parte poter continuare a il più possibile a stare su questi circuiti monetari alternativi, che però sono figli appunto anche di una discussione bottom up, di una governance partecipata e di un discorso appunto politico sulla macchina che sta facendo e sta circolando attraverso anche queste assemblee. Io finisco qua.